dove andare. Ah, è diventato mongoloide. Oh, no, non è vero, non è vero. Violazione criminale. Carica, è diventato mongoloide, ma non completamente. Però potrei tipo addormentarlo con... con la cosa. Mangiarlo. Papparlo un attimo. Così e via. Poi rimane mezzo stupidito. Stupinigi. Se ti levi dai coglioni magari. Ma non mi fa passare perché. Maledizione. Sì, rimane intontito a bomba. Non si accorge di nulla, benissimo. Così possiamo rubarci tutto. Fallito. E mo te faccio vedere, ho fallito col bloodbath. Cassetta delle medicine. Prescrizioni del farmaco. Non so cosa sia sta roba, ma noi prendiamo tutto. E basta. Guarda quest'uomo marcio che sta in mezzo alle palle. Chiave della stanza della manutenzione. Telecamera. Richiede la password. Optometro. Camera 1. Vabbè, esci. Tanto in realtà non è che ci crea problemi sta faccenda. Pure se le telecamere sono spente, perché il tipo l'abbiamo addormentato. Guarda che belle ste ciambelline. Ehi, Jason, puoi resettare la password di Malcolm per me? Vuole che la imposti come panacea. Questo credo ci sarebbe stato utile nel caso in cui... Sangue di licantropo, benissimo. Possiamo anche andarcene da qua. Tanto lui sta bello addormito. Tac. Quest log aggiornato. Possiamo scendere al piano di sotto, F9. Quella porta lì, credo. A questo punto mi viene da pensare che non si apre. Può darsi. Non lo so. Vediamo che c'è a sto piano di sotto. So che ci sono le scale qua per scendere. Sotto le scale bisogna sempre controllare. Allora, scassiniamo questa. 9. Ok, qui c'è una persona. Questa non è. Salvare sicurezza. Ci sono neanche guardie qua. Wow. Ok. Stetoscopi. C'era qualcosa. No. Queste sono mani da mostro. Andiamo qua dentro. Qui c'è un computer. Freezer. È richiesta una password. Abilità 4. Ambrosia. What? Passcode. Errore nel ricevimento dati. Esci. Niente porte di qua. Qua c'è un passaggio. Questa non si può aprire. Questo posto sembra più interessante di quello che sembrava. Però difficoltà 9, ragazzi. Come cazzarola facciamo? Proviamo Bloodbuff. No, 9 non si può fare. Ma parliamo un attimo col tipo, vediamo che dice. Your donation could save a life, you know. Vuole che salviamo la vita? But isn't it a little late for altruism? Vabbè, siamo qui per prendere il sangue. La tua lingua emette suoni strani e ingarbugliati.
I tuoi occhi vedono troppo. Dice, vengono tutti qui con lo stesso sguardo indifferente del tipo, chi io? Come se fossero intelligenti. Credi di essere il primo vampiro che entra qui dentro per comprare del sangue? Sii sincera. Farnetichi più Fine. Di me. If you don't want any, deny it. Deny that you wouldn't. Vabbè, se lo vuoi, dolore. S'alza dall'odore di rame come uno sciame di zanzare sulla schiena. Ok, va bene. Pranzerò con te quando. Quanto per una colazione liquida? If you have to ask. Quanto per il nettare cremisino? Quindi lui vende sacche di sangue e sacche di sangue blu, che quelle sono per i Ventru. Quanto costa? 99. Non è che siamo proprio gonfi, che dici? Stica, tanto il sangue ce n'abbiamo in abbondanza. Andiamo, finiamo di esplorare questo posto un po'. Fenove. Qua ci sono delle celle frigorifere. Con E che ne so io della password? Come faccio a sapere la password di questo affare? E soprattutto a che minchia serve? Qualcuno che sta erano vicino, c'è gente qua dentro. Tutti i nasi che tirano su. What? Cos'è questo posto? E poi c'era questa. Qua ci stanno i cadaveris. Apriamo sto coso un po'. Ok, nessun oggetto, utilissimo come la monnezza. Maggots love you. Trust me. Beh. Beh. Oh. Ma dove devi puntare per aprire sti cosi? Oh madre. Ultra sfigaz, devi puntare al coso, al lucchetto, no? Ognuno lo devi puntare in maniera diversa. Beh, sembrano tutti vuoti, non lo so. Beh, addirittura è complicato pure aprirli. Un altro PC. Cadaveri. Hai richiesto una password per entrare in RNP. Hackeriamo tutto. Cowboy. No, cowbell. A Bobo. Perry. Jindo. A Bobo. Falso. Forti colpi alla testa. Talmente raccapricciante da costringermi a chiuderlo a chiave nel freezer. Jane Doe. Il soggetto è morto per cause indeterminate. Il corpo conteneva solo una pinta di sangue. Perry D. Il soggetto è apparentemente morto per strozzamento causato da prosciutto e o formaggio. Che sfiga. A Bobo G. Ma come fai a chiamarti a Bobo? Le ferite fanno pensare che questo individuo sia stato picchiato con una mazza da baseball. Ok, esci. Esci. Esqui. Ah, questo è l'altro lato qua. Qui c'è quella stanzettina da. Ta-da! Con la chiave dell'ufficio di Malcolm. Di Malcolm. Che comunque avevamo aperto. A prescindere. Per cui ce ne possiamo tranquillamente andare da qua. Abbiamo risolto il problema. Adesso dobbiamo andare a mettere quella fiala di sangue. Quella sacca di sangue nella nostra cazzimma delle lettere. E qui abbiamo risolto. E poi devo trovare un bel barbonaccio da prosciugare, perché sto messo male. E qua sta messo male pure sto murales, che flickera tutto a manetta. Vabbè.
Allora, prima la sangue. Comunque 99 è un botto. Sacca di sangue. Sangue di licantro. Dai. Ok. Ma c'è modo di far passare il tempo? Non credo. No. Email. Invio. Esci. Esci. No, dovremo probabilmente entrare e uscire. E lo mette lì dentro. Vediamo un po'. La sacca c'è. Facciamo F9, facciamo esci, entra. Vediamo che succede. In teoria dovrebbe, col caricamento dovrebbe far passare, diciamo, il tempo. L'ho questa giornata. Controlla la posta più tardi per la ricompensa. Mi ha dato qualcosa della mascherata. Vendetta Masquerade. Non mi è salita l'umanità. Forse mi sarebbe risalito il punto di Masquerade se l'avessi. Continua. Ben fatto. Abbiamo apprezzato l'esperienza ricevuta. Il tuo aiuto per il tuo compenso nella cassetta della posta. L'ho in questo aggiornato. Esci. Esci. Quest è completata. Benissimo. È stata una quest facile facile. What? Morte a carnevale. Resti umani rinvenuti al molo. Polizia sconcertata. Questo era quello che. Che aveva. Eravamo. Avevamo tentato di entrare al molo per sgamare di che si trattasse. Ah no, aspetta, era dentro. Per sgamare di che si trattasse, però era tutto bloccato. Però poi magari proviamo a riandarci. Soldi. Un 150, che male non fa. Adesso finiamo di esplorare il tutto. Tutta questa zona di Santa Monica. Tra l'altro andrebbero guardate pure le fogne. C'è un pirla che passa lì. Che palle sti scemi. Troppi scemi che vanno in giro qua. Non va bene. Questi si erano trasferiti. Sì, torna. Questo non me lo fa piccare. Mercurio è scomparso nel nulla. Allora, Santa Monica, downtown. Al capicciante di resti umani, l'indovinello Emis, stato sorreggente Tremerti, ha inviato la sua casa del centro a Los Angeles. Devi trovarlo. Il suo invito a un indovinello, il quale dice: sangue scuro, la nostra maledizione. Ah, è vero che c'era. È vero. I murales hanno problemi di flickering brutto. Risolveremo comunque sia. Allora, qui c'è il tizio delle protesi. Andiamo dall'uomo delle protesi. A quale delle mie personalità stai? La morte spesso risponde col silenzio. Yes, may I help you? Se solo se hai una camicia di forza. Yes, may I help you? Ti dà la musichetta. Quale delle mie personalità stai? Che cazzo? Che sta succedendo? Che c'è la musica del combattimento? Non sto combattendo nulla. Ok. Allora. Ci mancano pochi posti in realtà da visitare. Vale la pena di andare di qua dove c'era la polizia e vedere un pochino se c'è qualche roba che possiamo sgamare, ma dubito. E bisogna capire quell'indovinello della casa di quel tizio. Però voglio cercare di finire la roba che c'è qua da fare a Santa Monica. Tra l'altro ho dei punti, ne ho 7. Appena ne ho 12 metto un punto in umanità. Voglio i miei 6 punti di umanità. Stai andando in Cina? Sì, il futuro potrebbe portarmi dove dici tu. Why is he smiling? The father. Vedo il padre oscuro, è colui che si sta di fronte a lui. Questa è un'altra impazzita. È aperta la cripta. Oddio, scappa. Sepolcro illuminerà il cielo notturno. I'm sorry. Guarda di nuovo, forse posso assecondarti. I don't know what I'm saying. Forget what I say. Ok. Fortune is not your destiny.
Conosco le tue domande. Per 100 dollari ti dirò ciò che non vuoi sentire. I soldi mi devono. Servono per lasciare questo posto. 100 dollari sono tanti, eh. Però va bene. Tieni 20 dollari ed esponi il tuo enigma. Then ask again. Quali ombre cercano di affliggermi? Dove giace il serpente in attesa? Everywhere. Some with swords, some with smiles. But I pity them. Sti cazzi. È la pattucchiera da quattro soldi proprio. Me ne vado. Grazie che non ti uccido, perché veramente è una fattucchiera. Ha detto proprio la cosa più vaga della storia. Come i classici fattucchieri che fanno. Fammi pensare. Quando sei nato avevi 0 anni, non è vero? E tu, sì, certo che c'avevo 0 anni. Ma come fai a saperlo che ero appena nato? Maledizione. Ecco, vedi, qua hanno aperto adesso i culotti. Chubbies. Cicciottelli. Banana split. Arbor grill. Burger, fries, soda. Ah, la perfezione. Hamburger, patatine e soda. Ci sta bene pure la pizza. Quanto è buona la pizza, raga. Veramente. Un spruzzo di sangue questo. La pizza è veramente la roba definitiva. Non c'è niente di meglio che la pizza. Però anche gli hamburger ne sanno a pacchi. Niente, sto posto è completamente useless. Va bene, dietro c'è il parco giochi che non sembra sia accessibile per qualche motivo. E quindi mi sa che ce ne possiamo pure andare fuori dalle palle. Sì, anche perché è chiuso pure qua. Yes, vabbè. Ovviamente non posso saltare. Fucking muri invisibili. Fucking pedestrians. Come dice James Pumphrey di Donut Media. Se non conoscete Donut Media, in realtà, non so, ve l'avevo già detto. Però se non vi piacciono le automobili, stica. Però se vi piacciono le automobili, Donut Media, raga, fa un programma loro. Si chiama Up to Speed, che è veramente fantastico. Se non lo conoscete, andatevelo a vedere, perché fa ammazzare da ridere. Up to Speed. Tanta roba quel canale. Sono proprio bravi. E c'hanno anche un budget che gli permette di fare roba di qualità superiore. Allora, andiamo da quest'altro lato. Madonna, che fastidio però sti cosi tutti scrocchiati, cacchio. Questa era chiusa. Qui che c'era? C'era questo Foxy Box. What's the haps, bro? Che hai fatto, zio? Stai male? E qua va. Ci sta meglio io. Al pelino, via, tac, ci siamo rifillati. Tutto in ordine. Non passa nada. Questo posto non si può aprire. Il diner non ci interessa. La zona dove si fuma, men che meno, perché avevo provato ad andarci e non succedeva nulla. E questo scemo pagliaccio non dice nulla. C'è quest'ultimo posto qui. Tentativo di... Ah, perché ho premuto F anziché sulla porta. Ho provato a nutrirmi con la porta. I don't care, I need to find him so he can find him. It's 250 grand of my money on the line here. Look, I'll talk to you later, okay? Let me know if you hear anything about either. So many callers, so little time. If you don't get through to me tonight, don't let it break your heart. Ehi là. Benvenuta da Kilpatrick 24 ore Bail Bonds, cauzioni. Mi chiamo Arthur Kilpatrick. Come posso aiutarti? Sei tu il custode? Oh, capisco ciò che stai dicendo. Certo, credo. No, che certo che tu possa chiamarlo. Credo che tu possa chiamarlo così, il custode. Potrebbe funzionare. Arthur Kilpatrick, il custode di Santa Monica. Eh sì. Non saprei. Sembra un pessimo film horror. Solo tu custodisci le chiavi? I gotta have a few other bondsmen to keep the place open 24 hours. Plus a bounty hunter. I pull the graveyard shift because that's when all the crazy shit happens in Santa Monica.
Andare a caccia sembra eccitante. I used to do some bounty hunting back in the day. Takes a good solid set of brass balls. Pardon the expression, Missy, but it takes balls to be a good bounty hunter. Non ha detto d'acciaio, ma ha detto dottone. La mia mente ha una domanda a cui servono le risposte della tua mente. Non sono di qui. Non sono più qui. What? Cos? Questo PC è fottutissimo completamente. Credo che qua ci si dovrà tornare dopo per qualche missione alternativa o qualcosa del genere. Beh, possiamo andare a downtown, direi. Diversi mostruosi. Andiamo dal tassinaro che ci porta downtown. Hey, need a date? Hey, baby. Sì, accetto il passaggio. Una delle più meravigliose e terribili proprietà dei fratelli è la loro abilità di schiavizzare quasi tutti gli esseri che bevono da essi tre volte. Allora, adesso dobbiamo andare a questo baretto. Bello, ci sono dei gargoyle. Un parcheggio. Una zona chiusa con un poliziotto che è identico. Posso? Sì. Dicevo, con un poliziotto che è identico a quello che avevo incontrato prima. Ma no, non credo sia un grosso problema. Vediamo un pochino che c'è da questa parte innanzitutto. Qua c'è una zona piena di barbonacci che si possono tranquillamente prosciugare a morte. Qua è chiuso, qui sbucava la porta. What? What? Lo finiamo dopo, andiamo di qua. C'è una mega beach. Hey there, need a date? Hey, questa honey, è alta qualità, looking for a date? Affermativo. Let's go somewhere more intimate. Mi ha fatto you lead the way. 50, Da questa parte. E mo dove me la porto questa? Ma che vuole questo? Andiamoci ad appizzare. Perché quello c'ha il ferro di fuori? Not here. It's too public. We need our privacy, sugar. Troppo pubblico. Da questa parte. Ok, honey. Ok, questo Let's va bene. See what you got. Benissimo. Spezie e mostarda. Ah, ma... Sì, non sapevo. Quindi per 50 puoi berti le tipe, le biccettone. Certo, così col soldino attacca. Che roba mesta. Holbrook Hotel. Questo posto è grande, mi sto mezzo perdendo. Devo un attimo sgamare tutte le stradine e le cose varie. Tanto sta tizia rimarrà qui. Ah, invece non ho esplorato bene le fogne di Santa Monica. Beh, prima andiamo a sto baretto, che mi sa è quello. Nocturne, no. Nocturne Theater. La chiesa. Perché spara la gente? Che cazzo di problemi? What? Che problemi c'hanno? Che stanno sparando qua in giro? Sparano ancora. Polizia. Che sta succedendo? È grossa downtown comunque, guarda lì. Oh cazzo. Oh cazzo. Ma chi è questo? Oh. Sta ammazzando. Oh. Che cazzo, è il poliziotto fermo, cioè non nulla. Il poliziotto è assolutamente impassibile, non si è mosso. Va bene. Non è che sia un mio problema questo, ragazzi, nel senso, fate un po' come cazzo vi pare. Poi abbiamo pure una zona brutta e oscura.
a random pure, perché non c'è nulla qua, l'hanno fatta buffo quel vicoletto, vabbè. Il sangue pure è buggato. Ah, ok, ecco dov'è che portava quel vicoletto. Ci siamo, ci siamo. Qui era dove eravamo arrivati. Madonna, questa è alta qualità, col vestito, col merletto, tutto quanto. Parla al telefono, di cazzate. Hey there, need a date? Tutto ho vista 50 volte, come funziona. Veniamo da lì, vediamo un po' se è da questa parte, allora, che qua non ci siamo passati. Allora, Hollowbrook Hotel, questo l'avevamo visto, ma non è quello che ci interessa. Sia questo, saprei, questo è un posto abbandonatissimo. Dietro c'è una porta che porta da qualche parte e dopodiché mi butto pure dentro un tombino a dare un'occhiatina. Hollowbrook Hotel, l'opera. Robert Thorne, vota per lui. Ah, della strada, eccolo qua. Non so se c'è un tombino. I used to be on Broadway, you know. Sì, stai combinata malissimo, zia. Devi darti una ripulita perché sei veramente una roba brutta. Pure tu uguale, sei una roba sua. Eccolo qua il tombino, sta porta qua. I Caitiff sono i vampiri senza clan, rifiutati dagli altri fratelli, disprezzati stra... Ok, i Caitiff, chissà che c'hanno... Chissà che c'hanno di particolare, però. Qual è la loro tipologia di poteri, dei Caitiff, se non sono stati accettati da nessuno? Che genere di poteri hanno? Ma va a cagare, volevo salire quelle scale... Sai che qua non c'è una mazza. Ebbene no. Non c'è una beata minchiazza qua dentro. Sicuramente ci andrà fatta qualche missione poi dopo. Tremer, temuti, diffidati, diffidati o ingiuriosi, i meschini vampiri del clan Tremer non vengono affatto ignorati. Andiamo nelle fogne a vedere che succede. Abbastanza vicine queste fogne qua, no? Almeno sembra. Cioè, mamma che bug grafici mortali. Devo riavviare il gioco. Noi ci troviamo lì. Empire Arms, Skyline Ups. Vedi che c'è un botto di roba. C'è Empire Arms, per esempio, che dovrebbe stare dritto qua. Per esempio, che facciamo? Ci sbuchiamo dentro all'Empire Arms? Va bene, ok. Andiamo via da qui. Via, via. Via, via. Adesso si è fissato il bug grafico brutto che c'era su. Siamo, venivo da di qua, mi pare, da qua, a destra. Sì, mi sembra che sia da qua. Credo. Apre, apre. Apre, apre. Sì. Ok, andiamo alla strada. La sete può indurre pazzia, così come la paura e la rabbia causata dal danno fisico. Cranberry sauce.
Come stai posizionato, zio? Guarda chi c'è. Bene, bene, guarda chi è tornata tutta intera. Come mi sembra Santa Monica, baby? Mi sono perso qualche evento.